Allora, Thomas Beretta, una finale, finisce con questa finale persa, un bel inizio, però nel primo set poi è successo qualcosa che vi ha frenati. No, nel senso, era una finale anche per loro, ovviamente loro sapevano che gli bastava due set per portarla a casa, quindi sono partiti a 200 all'ora. Noi ci abbiamo provato il primo set, se no ci siamo un po' incastrati all'inizio e poi è andata così, non siamo riusciti a girarla, non abbiamo fatto molto per provare a girarla. E così ragazzi, questi sono forti, giocano, hanno dimostrato in casa, hanno dimostrato qua e purtroppo è andata così, nel senso fra qualche giorno, come avevo detto pure in Coppa Italia, l'argento farà piacere, adesso fa un po' male ancora, soprattutto perché questo vincere era uno dei nostri obiettivi di quest'anno e ci credevamo parecchio, e però sono stati più forti di noi. Cioè, i ragazzi, voglio ringraziarli tutti perché sono stati grandi, il periodo non era facile incastrarlo con una finale dentro e ci hanno provato veramente tanto, veramente è andato tutto, sono sicuro, quindi voglio fare un grande applauso a tutti, tutti quelli che hanno giocato, tutti quanti, chi non ha giocato, chi ha giocato, ma tutti i ragazzi veramente hanno fatto, ce l'ha messa tutta, non si può dire altro, quindi veramente un grandissimo applauso a loro. Rimane ovviamente il dispiacere per la giornata di oggi, ma la cavalcata europea rimane comunque un bel risultato all'interno della stagione che finora ha dato soddisfazioni e che ancora può regalarne da qui alla fine. Sì, sì, allora la finale era sicuramente il nostro obiettivo, vincerla era l'obiettivo principale, quindi ci siamo arrivati molto vicino, come dicevo. E la stagione è stata finora incredibile, veramente, perché nonostante le trasferte, i periodi tosti, abbiamo giocato tantissime partite in brevissimo tempo, non ha mai mollato, nessuno ha mai mollato di noi, quindi veramente anche qui finora un grandissimo applauso a tutti noi, a tutti i giocatori che stanno tenendo duro. Adesso ci riposiamo un attimino domani e poi si ricomincia subito, vabbè, manca l'ultimo di campionato e poi i playoff, quindi non è finita assolutamente, manderemo giù questa finale il più presto possibile per poi riuscire a giocarci i playoff al meglio e concludere questa stagione nel migliore dei modi, perché ce lo meritiamo.